Ci troviamo a Torraca in questa splendida serata in Piazza Olmo, come è conosciuta da tutti quanti i torrachesi, con un ragazzo torrachese doc, un esperto di storia del Risorgimento, Emilio Badessa. Tra poco ci sarà questo momento di dibattito all'interno di questo evento dedicato, che fa parte di questa rassegna Tracce di Risorgimento, dedicato a Ferdinando II di Borbone, qui appunto a Torraca. Allora, perché sarà importante questo convegno? Naturalmente si parlerà della storia del Risorgimento da varie angolazioni, una discussione critica anche per stimolare un po' il dibattito e per evitare, insomma, che ci sia una narrazione, chiamiamola mainstream, utilizziamo questo termine che va tanto di moda. Allora, questa sera quale sarà il tuo contributo, Emilio? Beh, il mio contributo sarà sul viaggio proprio di Ferdinando II nelle Calabrie, visto che Ferdinando II soggiornerà a Torraca, deciderà di soggiornare, sarà particolare questo soggiorno perché sarà l'unico da un privato, perché si fermerà dal barone Palamolla, decimo Palamolla, e invece per esempio dall'Ago Negro in poi si fermerà nelle sottintendenze, soggiornerà dai frati minori. È importante perché dobbiamo capire perché Ferdinando decide di partire da Napoli e fare queste esercitazioni militari, fare questo viaggio e conoscere anche le genti locali da qui a scendere. E poi sarà importante per capire anche le motivazioni che spinsero la popolazione a non seguire Carlo Pisacane. È un altro punto, un'altra chiave di lettura, un altro punto importante della storia risorgimentale locale. Torraca e il Cilento comunque sono dei luoghi assolutamente importanti in Esattamente, questo momento storico. c'era stato il 48 con Constabile Carducci, c'era stata la soppressione di questa rivolta e appunto vedremo Ferdinando II le decisioni che prenderà lei, perché è un decisionalista, una personalità importante dell'Ottocento. Grazie, grazie Emilio Badè.